cibo che non riesce a esprimere i territori che ha alle sue spalle, dove per territori non intendiamo solo i luoghi, ma intendiamo anche le persone, le storie, le memorie, la cultura, ecco, un cibo che non racconta queste cose qua, un cibo che nasconde queste informazioni, un cibo di cui in qualche misura sentiamo di dover diffidare. Per contro un territorio che non ha più cibi da esprimere, che non si può più raccontare attraverso dei cibi, è un territorio più povero. Non importa qual è la ricchezza delle persone che ci vivono, in quel territorio lì c'è immediatamente meno cultura, c'è immediatamente meno ricchezza, ci sono meno valori sociali che lo rendono interessante, lo rendono curioso da visitare, da conoscere, da frequentare. Siamo qui al Salone del Gusto per presentare l'Umbria Enogastronomica. Uno dei nostri piatti è la porchetta di maiale, è il maiale che vive gran parte allo stato brado, che viene dopo ammassato, pulito e condito con vari aromi, varie spezie, sale, pepe, finocchio e tante altre spezie. Proprio per portare avanti questo filone territorio ed enogastronomia abbiamo allestito questa osteria dove proponiamo tutte le nostre eccellenze sia enologiche che di cibo, e per realizzarle non siamo andati almeno in gran parte a cercare grandi cuochi, ma ci siamo affidati alla comunità delle cuoche popolari umbre che stanno riproponendo tutti i vecchi piatti della tradizione. La particolarità del nostro territorio è perché il pomodoro viene piantato nelle terre salate delle costiere di Torre Canne. Viene coltivato sulla fascia costiera fra Ostuni e Monopoli, sulla fascia costiera delle dune. Ha un sapore particolare perché è annaffiato con la terra e l'acqua, sono un po' salmastre e danno questo sapore molto particolare. Qui c'è tutto il mondo. E io faccio parte di questo pianeta, in minima parte. Il Salone del Gusto ha sempre avuto una vocazione didattica, diciamo che è un evento molto anomalo da questo punto di vista. In parte fiera, ma è stato un mercato ante litteram, è stato il primo evento in Italia a realizzarsi con un mercato dove i produttori incontravano direttamente i consumatori. Quindi in parte fiera, ma in parte scuola proprio, in parte luogo dove si fa educazione, dove si fa informazione, dove si scambiano conoscenze, saperi, dove la gente può veramente dialogare con chi il cibo lo produce e lo propone. I Laboratori del Gusto sono uno dei marchi di fabbrica del Salone del Gusto. Nella prima edizione del 96 furono proprio l'elemento di rottura, quello che fece parlare di una manifestazione, di un'iniziativa completamente nuova che guardava in maniera diversa al mondo del cibo e al suo modo di proporsi. Sono delle aule dove nel pubblico ci stanno consumatori, curiosi, giornalisti, appassionati, tutti quelli che vogliono, e sul palco ci sono i produttori, sul palco ci sono i protagonisti che vanno in cattedra, che si raccontano, che fanno una lezione che però è soprattutto un racconto, accompagnato naturalmente dall'assaggio dei loro prodotti, comparati con quelli di altri produttori, in verticale, in particolare quando parliamo del vino ad esempio, con diverse annate, quindi per fare degli approfondimenti in verticale, degli approfondimenti in orizzontale, dei giri, delle storie, insomma una scuola del gusto dove l'obiettivo è quello di far capire quanta ricchezza, quanta sapienza c'è intorno a ciascun cibo che è stato prodotto, cercando veramente di far emergere i territori che ci sono alle sue spalle. Welcome this world of diversity.
Terra Madre, che arriva nel 2004 a incrociare il percorso di un Salone del Gusto già lanciato, già affermato a livello internazionale, Terra Madre dà una scossa. Dà una scossa perché mette il pezzo che mancava. C'era già la parte commerciale, c'era già la parte educativa, mancava la parte politica, la parte di confronto, di dibattito, di scambio, che è stata una scossa nel 2004, ma poi ha cominciato a contaminare pesantemente il Salone del Gusto a partire già dal 2006. E direi che quest'anno, con questo Cibo e Territori, con questo viaggio alle radici del cibo che avevamo iniziato nel 2008, che in qualche maniera qui portiamo non a conclusione ma a una tappa importante, ecco, questa fusione tra Salone del Gusto e Terra Madre si completa. A tutti gli effetti oggi non si può più dire che ci sono due eventi diversi, sono solo due anime di uno stesso evento, due diverse fruizioni, due diverse funzioni di uno stesso evento. E quindi Terra Madre è assolutamente il laboratorio delle idee, il laboratorio delle riflessioni, dei progetti, della politica, che poi al Salone del Gusto si raccontano per come sono state messe in pratica.